L'estate è perfetta per due cose. I fagioli freschi, eccoli qua, buonissimi. Qua bisogna mangiare anche proteici, sali minerali, c'è tutto qua. E poi guardate qui, è una cosa che sono strapiene, buonissime, le cozze. Eccole qua. Quindi, che cosa faremo mai? Semplice, faremo cozze e fagioli, con i fagioli freschi, una bontà. Adesso, quindi tutti gli ingredienti, cipolla, prezzemolo, le cozze già abbiamo detto, i fagioli pure, freschi, peperoncino e aglio e un po' di pasta, mi piace questa qua dentro, va bene? La prima cosa da fare qual è? Di pulire le cozze. Allora, come si puliscono? Così si toglie la barbetta. Allora, una volta levata la barbetta, che succede? Vedete? Sono sporche. Allora, fate così, cozza con cozza. Vedete, un bel gioco di parole, però cozza con cozza diventano belle lucide, così, così non ci sono tutte quelle cosette attaccate, ecco, vedete, guardate che bella, ok? Seconda cosa, i fagioli, li scafiamo così, ecco qui, come si dice a Roma, scafare. Poi, questi fagioli che facciamo? Li mettiamo in acqua, in piena ebollizione, 20 minuti di orologio con gli aromi che volete. Io qua ho messo l'aglio e già l'ho cotti. Eccoli qua, vedete? Perfetti, buoni. Che bontà. Questa è roba che fa bene. Adesso apriamo le cozze. Come? Semplice, come piace a noi. Noi amiamo le cose semplici. Che le cose semplici sono sempre quelle più buone, no? O no? Adesso, aglio, qua. Un bel pezzetto d'aglio. Anche in camicia va benissimo, metto qui dentro, partiamo subito con il fuoco forte, l'induzione, io ho l'induzione, poi un gambetto, così un gambetto, non tanto, di prezzemolo, eccolo qui, e cozze già pulite, le andiamo ad aprire. L'olio è pronto, vado con le cozze, vai, guarda qua, che meraviglia, buone, non fate sofisticati. Sempre con questi scampi, gamberi. Questo è un pesce fantastico, buono, 3,50 euro oggi ho pagato al mercato, quindi spettacolare, e mangiamo il pesce, buono. Mi raccomando il coperchio, perché dobbiamo creare il vapore affinché la cozza si apre, lascia il liquido che poi sarà il nostro brodo di cottura e non si sciupa la cozza, appena si apre fermatela. La voglio morbida, no quella roba rinseccolita, riscaldata, schifosa, mi raccomando. Guardate qua, allora quando dico morbide è questo che intendo. Guardate, vedete com'è la cozza? È una morbidezza, guardate, guardate che spettacolo, così. Assaggiamo se è buona veramente. Allora, proprio una cosa importante, quando aprite il coperchio lì si deve sentire il mare, non la fogna. Se si sente la fogna si butta tutto, perché basta una cozza per rovinare tutto. Assaggiamo se è perfetta. Mi si scioglie in bocca. Adesso le sguscio tutte, faccio così a cucchiaino, così il liquido di cottura. Mi metto così, guardate qui le cozze, perché lo metto qui dentro? Perché mi mantiene le cozze belle morbide. Cerco di non mettere l'impurità. Ok, perfetto. Ecco qui, ho l'asciutto qua dentro. Do una pulita alla mia wok. Facciamo il fondo. L'olio di agostino, quindi sommariva, liguria, bello, abbondante, cipolla. Quindi mettiamo l'induzione non troppo forte, perché sennò rischiamo di bruciare la cipolla. Allora, l'aglio però ce lo metto alla maniera mia. Così, un pezzettino così, guardate. Così. Così. Lo schiacciamo bene bene, ecco qua, così nessuno vede niente. Shhh, zitti, occhio non vede, cuore non duole, vai, così. Poi, peperoncino, io metto il peperoncino, stavo a scherzare, vai. Questo sto a fare la pasta con le cozze e i fagioli ad agosto. Ma l'hai assaggiata, provata, tiepida, fredda? Beh, da dessert, potrebbe essere un pre-dessert, ecco, la parola di un pre-dessert mi sembra perfetto. Adesso i fagioli, aggiungo l'acqua di cottura dei fagioli, questo è oro, il liquido di cottura delle cozze, ma non troppo, lasciamo cuocere 5 minuti, è più che sufficiente, che facciamo bene insaporire, e poi andiamo a mettere la pasta. Due fagioli,
Io li schiaccio un pochettino. Adesso andiamo con la pasta. Poca pasta. È cotta. Stop. Da che cosa lo vediamo? Dalla pasta. Allora, metto le cozze adesso, così si riscaldano. Tiè, guarda qua che roba. Per tutti quelli che ci vogliono bene, guardate che spettacolo. Tiè, guarda qui. Vai. Un goccio d'olio buono, a crudo, che fa sempre bene. Avete fatto caso? Poca pasta, tante cozze, tanti fagioli. Equilibrato. Questa pure è tiepida, leggermente sul freddo. Mamma mia. Un dolce. Allora, cozza saporita, morbidosa, il fagiolo che c'è una crema dentro al fagiolo e la pasta, al dentino, buona buona. Signori, piatto stratosferico, completo, economico, stagionale, e fatelo, assolutamente, buono. Mmm, andiamo nel buon tempo.